Con i 60.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, record assoluto, gli Stati Uniti sfiorano la soglia simbolica dei 3 milioni di casi di coronavirus. Le vittime invece sono 131.000. Donald Trump attacca il suo super infettivologo Anthony Fauci. Fauci aveva detto di non indossare le mascherine e ora dice di indossarle, di non chiudere alla Cina, mentre io l'ho fatto lo stesso. Se avessi ascoltato gli esperti, ora staremmo peggio, afferma il presidente statunitense, che aggiunge: non c'è coronavirus che tenga, scuole e università devono riaprire. E firma la lettera in cui ritira gli Stati Uniti dall'OMS, a partire però dal 6 luglio del prossimo anno. Ma non è detto che la decisione sarà confermata. Il candidato democratico Biden, in testa in tutti i sondaggi, ha infatti affermato che se sarà eletto presidente il prossimo 3 novembre riporterà subito il paese nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il continente americano si conferma il nuovo focolaio del virus più preoccupante. Ai 3 milioni di casi negli USA si aggiungono altri 3 in America Latina e Caraibi. Più della metà si registrano in Brasile, che resta il secondo paese più colpito al mondo. Stati Uniti e Brasile sono governati da due presidenti che si sono sempre opposti a misure restrittive di contenimento del contagio e ora insieme hanno più di 3 milioni e mezzo di casi, un quarto del totale mondiale.